Parco dei Principi. Siamo all'epilogo della prima prova del grande confronto. E nella velocità pura, Bobet precede Coppi, che notoriamente non è un velocista. Ma la seconda prova, l'inseguimento, non è pane per i denti del campione del mondo. Il Louison National è superato dal privatista mondiale dell'ora. Con lo stesso stile, Fausto vincerà anche la prova del chilometro lanciato. Siamo ora all'ultima prova, quella dietro ciclomotori. E Coppi, che abbiamo visto in vantaggio sul grande rivale, alla fine sarà battuto con grande sollievo dei 30.000 spettatori. Due vittorie per parte, punteggio pari. Doppio giro d'onore e applausi di ammirazione per i due più grandi ciclisti del mondo.